Quando io ho girato Black Cat, mi pare nel 1989, Black Cat è nato qualche anno prima da un'idea di Dario Nicolodi. Dario Nicolodi si era separata da Dario e voleva fare qualcosa, anche scrivere. Lei ha sempre avuto una tendenza per lo scrivere, ha scritto con Dario Suspiri, è stata partecipe alla nascita d'Inferno. E aveva partecipato anche alla creazione di quello che doveva essere la terza parte della trilogia che Dario aveva scritto subito dopo Inferno. Che era un trattamento di una sessantina di pagine. Dario ce l'aveva, me lo diede da leggere. È una storia che Dario aveva scritto per De Laurentiis, ma poi non si era realizzata. È una storia molto cupa, molto ambientata tra i vagabondi, i barboni di New York, una storia quasi alla Lovecraft in un certo senso. Però c'erano state difficoltà per produrre quel film, allora Dario aveva rinunciato al progetto e si era dedicato a Tenebre, invece, ritornando a Giallo, che era stato per lui più facile realizzarlo. E quel progetto era rimasto abbandonato per tanti anni. Dario me l'aveva fatto leggere perché ne avevo una copia, e però era un soggetto di Dario. Io ho detto: questo non si può, questo deve realizzarlo Dario, insomma, un soggetto suo. E allora lei mi ha detto: perché non proviamo a scrivere qualcosa? E mi ha dato delle idee, diciamo, che abbiamo sviluppato. E lei voleva scrivere il seguito della Terza Madre. Io ho detto: dico, non posso scrivere io il seguito di un film di Dario, anche se tu hai originato il concetto. E allora, poco a poco, ho modificato l'idea e ho fatto un film su gente che vuol fare il seguito della Terza Madre. Cioè. No, that's coming up. This is just your entrance. A slow walk past the camera, okay? Got it. Okay, camera. Speed. Black Cat 1A, take one. Action. L'ho trasformato in una specie di omaggio, di tributo a Dario, di film sul cinema di Dario, ma non il seguito del film di Dario. Insomma, così è nato la mia versione di Black Cat, che infatti all'inizio si chiamava Out of the Depths, che sarebbe più o meno Suspiria de Profundis, che era il titolo completo del poema di De Quincey, dal quale veniva il termine appunto Suspiria, ed era un film su gente, su gente, diciamo, imitatori del cinema, il cinema di serie B, che volevano fare questa imitazione del cinema di Dario, ed era un po' ironico e al tempo stesso appunto un omaggio a Dario Argento. Mother of Tears. The title rings a bell. Didn't someone already make this movie? As a matter of fact, yes. It was a big hit when it came out. Reviews, box office, everything. Dario Argento directed it. Così è nato questo film. Poi il produttore, che a un certo punto è subentrata Menachem Golan, che era della Canon, però aveva cambiato società, era diventato 21st Century, mi pare. E il produttore aveva un contratto con Harry Alan Towers per una serie di film di Edgar Allan Poe. Uno di questi si chiamava The Black Cat. Poi però ha litigato con Towers e si è ritrovato che lui aveva già venduto a diversi distributori stranieri The Black Cat che doveva fare Alan Towers. Non si è più fatto Black Cat, però aveva i contratti in essere e allora praticamente ha preso il mio film, mi ha cambiato titolo e mi ha detto: gira qualche immagine di un gatto nero che passeggia, così giustifichiamo il titolo, e io lo consegno ai distributori al posto del film che doveva dare Alan Towers. E così il mio film è diventato, forzatamente, perché non avevo scelta, è diventato il Black Cat, diciamo. I'll kill you. Cut. Okay, print this one a number.
Edgar Allan Poe, the writer who first gave fear a face, two evil eyes, and discover how terrified you are of your own fear. Poi curiosamente Dario in quel momento proprio si è messo a realizzare The Black Cat, quello vero, quello veramente tratto da Edgar Allan Poe, quindi c'è stata una grande confusione. Infatti ho detto, senti Dario, guardati il mio film, così non ci sono storie né con Suspiria né con il Black Cat. Infatti lui l'ha visto, gli è piaciuto e mi ha detto, no va benissimo, è solo un omaggio, non c'entra niente con quello che faccio io, va bene così, insomma. Il film ha avuto, il Black Cat ha avuto un mucchio di problemi, questi problemi sono derivati dai problemi della 21st Century, che è fallita in America. 21st Century doveva farci, aveva un pagamento, però quando finalmente, dopo un anno e mezzo con gli avvocati, siamo riusciti a fare una transazione, un accordo, la 21st Century è andata in bancarotta e non ha pagato più niente. Si è perso anche il negativo, purtroppo, perché noi avevamo consegnato il negativo alla 21st Century. E il negativo così del film è finito nel fallimento americano e quindi se ne è persa la traccia, ed è per questo motivo che il film poi non ha potuto circolare molto, perché è bloccato nel fallimento della 21st Century. Good evening. Hi everybody. Dario Nicolodi non ha il suo nome sul Gatto Nero, perché lei poi non ha riconosciuto la sceneggiatura, cioè lei voleva fare il seguito della terza madre, secondo lei io lo mando il seguito della terza madre, allora lei mi ha detto, dice, lei doveva anche interpretare la protagonista, e però si è rifiutata di interpretare la protagonista e ha detto no io non lo riconosco, questo non è il seguito della terza madre, e quindi non l'ha voluto firmare. Il motivo è questo, però lei ha partecipato attivamente alla scrittura del film almeno per tre quarti, però non ha riconosciuto la pellicola, perché va troppo diversa da quello che, da come la intendeva lei. Quando ho visto La terza madre, beh, il film è fatto molto bene, mi è piaciuto, l'ho trovato molto diverso dai due primi episodi, forse mi ha un po' deluso in quel senso, nel senso che non ha seguito molto la linea di quei due primi episodi, però io mi rendo conto che sono passati 30 anni da quei due episodi, sono cambiate tante cose e quindi è cambiato anche il cinema di Dario. Ci ho riconosciuto curiosamente, devo dire, qualche elemento del mio film, il che mi ha un po' stupito, perché ero io che avrei dovuto prendere delle cose da Dario, e ho preso delle cose da Dario, e poi trovare che lui insomma ha preso qualche elemento dal mio, ma... mi ha lasciato un po' perplesso, ma anche molto contento, insomma. Excuse me, I want to go someplace else. Inferno è uno dei film del periodo d'oro di Dario come regia. È un film bellissimo, insomma, un film perfetto nel suo punto di vista. Tra l'altro, Inferno è stato girato in un momento in cui Dario era al massimo del successo e quindi ha potuto avere grandi fondi, cioè. Spesso la gente non si rende conto che da un certo periodo in poi, purtroppo Dario ha dovuto lavorare con molti meno fondi di quanto aveva prima. Prima il cinema italiano, negli anni 70, inizio anni 80, per quasi tutti gli anni 80, il cinema italiano era autosufficiente, era ricchissimo,
e quindi Dario poteva avvalersi di budget produttivi enormi, molto grandi. Dagli anni 90 in poi tutto questo è cambiato, il cinema italiano ha cominciato a morire, a spegnersi, non ci sono stati più soldi e quindi i budget dei film sono cambiati molto, cioè un film di Dario girato oggi costa la metà e forse anche meno di quanto costava un film di Dario allora e quindi purtroppo questo sullo schermo si vede. Take it. Isn't that enough? Sure, it's enough. I mean, thanks. What did you think of Luigi Cosi's third mother? Ah, no, no, sì, De Profundis, sì, non ho visto veramente. No, lui certe cose non me le nasconde, non me le fa vedere. Sì. Can you talk a little bit about the unofficial third mother that you wrote with Luigi Cosi? What happened to it? I mean, it was made and nobody's seen it, and it's. Ah, ecco, dunque, non era la terza madre. Siccome l'idea delle tre madri, The Three Mothers, mi era venuta leggendo le confessioni di uno più amane di Thomas De Quincey, in particolare la parte che parla delle tre madri, così. Poi c'è un'altra madre di cui parla De Quincey, che si chiama Levana. Allora, senza fare la terza madre, volevamo raccontare la storia di Levana e ho cominciato a scrivere delle cose con Cozzi. Cozzi è un regista simpatico e un profondo cinefilo, però è un regista molto superficiale per i miei gusti. Gli mettono fretta alla produzione, they say run, run, we run, signs anything. Allora dopo forse 10-15 giorni che stavamo scrivendo insieme, ho detto no. Non mi piace quello che sta uscendo da questo progetto, fallo tu, alone, capito? I don't want even to sign because I just gave some ideas but nothing to sign. E così credo che il film sia uscito, ma io non l'ho mai visto. Somebody has seen it though, ma io no. Proprio non l'ho scritto, cioè ho dato alcune idee ispirate sempre da De Quincey, da Levana, però... Non so, I can't add anything.